Cari amici e pellegrini, Gustave Thibon è stato uno dei più grandi filosofi cattolici del XX secolo. In una sua famosa opera, La Scala di Giacobbe, scrive così: "Scissione tra la vita e lo spirito. L'umanità ci offre dovunque lo spettacolo di una mostruosa dissociazione fra elementi fatti per unirsi e per completarsi nell'unità della vita. Il mondo non è soltanto spezzato, ma polverizzato. È diventato simile ad un deserto in cui ciascun granello di sabbia, solitario e ribelle, pretende di essere Dio. Di fronte a questa rovina, il problema che domina tutti i problemi è quello di trovare un legame vivo capace di riunire le membra sparse dell'umanità." Poi c'è una seconda parte di questa citazione che vi leggerò dopo. Intanto voglio con voi fare qualche riflessione in merito alle parole che abbiamo appena ascoltate. Dunque, Thibon ci dice: nel nostro mondo, nel mondo contemporaneo, torno a ripetere, Thibon è vissuto nel XX secolo, quindi è il nostro mondo, nel nostro mondo c'è una scissione tra la vita e lo spirito. Ecco una prima immagine che dobbiamo tenere presente e che si deve condividere. Cioè, effettivamente, Thibon ci dice che la vita si è privata dello spirito. La vita si è separata dallo spirito. Per cui possiamo dire che da un punto di vista filosofico, se volessimo utilizzare una terminologia un po' più tecnica, siamo caduti nel praxismo, nel pragmatismo, cioè la vita, la prassi, la vita si autogiudica. La vita non deve sottostare l'azione dell'uomo, l'agire umano non deve sottostare ad un criterio, ad una verità da riconoscere e anche ad una legge morale da riconoscere, ma la vita è come se si autogiudicasse, questa dimensione autoreferenziale della vita. E ci sono tanti esempi che possiamo fare al riguardo. Pensiamo a quello che abbiamo definito più volte come la dittatura del desiderio, per cui ciò che si desidera, ciò che si vuole essere, inevitabilmente deve essere riconosciuto, si ha la pretesa di farlo riconoscere come diritto. Thibon continua: l'umanità ci offre dovunque lo spettacolo di una mostruosa dissociazione fra elementi fatti per unirsi e per completarsi nell'unità della vita. Il mondo, e vedete questo passaggio è molto interessante. Dice Thibon: il mondo non è soltanto spezzato, quindi disunito, ma è addirittura polverizzato. È diventato simile ad un deserto, in cui ciascun granello di sabbia, solitario e ribelle, pretende di essere Dio. Effettivamente, vedete, queste parole sono una fotografia esatta, precisissima del nostro contesto. Viviamo in un mondo non solamente dissociato, ma in un mondo effettivamente polverizzato, dove ognuno di noi è come un granello di sabbia, ma un granello di sabbia solitario e ribelle. Vedete, nel deserto effettivamente i granelli sono uno a fianco all'altro, però basta una piccola folata di vento perché questi granelli vengono sollevati e si allontanano fra di loro. Noi ci illudiamo di essere in compagnia degli altri, ma in realtà siamo inevitabilmente soli. Perché siamo soli? Perché o abbiamo una concezione del vivere completamente diversa gli uni dagli altri, oppure ciò che pretende unirci, oppure ciò che noi crediamo che possa unirci, in realtà sono dei falsi ideali, delle false verità, sono delle vere e proprie menzogne. Per cui ogni granello, dice giustamente Thibon, è solitario ed è ribelle,
e pretende di essere Dio, perché fondamentalmente, anche se questo non si teorizza, vedete, anche se questo non si teorizza, se noi chiedessimo all'uomo della strada: ma tu vuoi essere Dio? È evidente che con ogni probabilità quest'uomo della strada ci risponde, prima di tutto non capirebbe la domanda, ma ci risponderebbe negativamente. Però vedete, come esiste un ateismo pratico, al di là di un ateismo teorico che è comunque minoritario, ma esiste di fatto un ateismo pratico, cioè oggi la stragrande maggioranza delle persone vive come se Dio non ci fosse, e così possiamo dire esiste una sorta di prometeismo pratico, cioè la pretesa da parte dell'uomo di sostituirsi a Dio. E anche se l'uomo contemporaneo questo non lo teorizza, non lo pensa, non sospetta minimamente che possa avere questo atteggiamento, di fatto vive come se mettesse in pratica questo tipo di atteggiamento. E di fronte a questa rovina, dice Thibon, il problema che domina tutti i problemi è quello di trovare un legame vivo capace di riunire le membra sparse dell'umanità. Per cui, dice Thibon, che cosa a noi resta da fare? Qual è il compito più importante che dobbiamo assumerci? Il compito più importante che dobbiamo assumerci è quello di ricomporre tutto, di fare in modo che possa nuovamente venire fuori un collante, ma un collante vero, significativo, interessante, che possa riunire questo mondo in frantumi. La definizione di mondo in frantumi è di Solženicyn a proposito del mondo contemporaneo, che possa ricomporre questo mondo in frantumi. Ed ecco la seconda parte della citazione, che è un mandato per noi. Noi, nella nostra pochezza, nella nostra fragilità, nella nostra indegnità spirituale, abbiamo però questo compito. Vogliamo assumerci e dobbiamo assumerci questo compito, certo, compatibilmente alle possibilità di ognuno di noi. Ed ecco che Thibon ci dice questo. A questo proposito, noi non abbiamo che una risposta da dare. Cioè, a questo mondo in frantumi, noi non abbiamo che una risposta da dare. Ciò che Dio ha unito e che l'uomo ha separato, Dio solo può riunire di nuovo. E allora, che cosa bisogna fare? Bisogna riportare Dio nelle faccende umane. Bisogna riportare Dio nella storia, bisogna riportare Dio nella società, bisogna riportare Dio nella famiglia, bisogna riportare Dio dappertutto. Se si riporta Dio dappertutto, se si fa in modo che tutto sia intriso della presenza di Dio, e allora inevitabilmente si riaggiusterà tutto, cioè si ricomporrà tutto, si ricomporrà tutto. Però Thibon dice anche un'altra cosa precisa. Attenzione, non un Dio astratto, non una sorta di divino astrattamente inteso che poi alla fine è sempre l'esito delle nostre congetture intellettuali, dei nostri pensieri. Quanto siamo bravi anche a crearci un Dio secondo il nostro modo di pensare, secondo il nostro criterio di giudizio. No, dice Thibon, non un Dio astratto, ma il Dio incarnato del cattolicesimo. Solamente il Dio incarnato del cattolicesimo può ricomporre tutto. Perché il Dio del cattolicesimo è l'unico vero Dio. E quindi noi, come amiamo dire in quanto cammino dei tre sentieri, solo riscoprendo, riamando, ritestimoniando con la nostra vita quella che è la verità e la bellezza della verità cattolica, chiedo scusa del gioco di parole, abbiamo questa possibilità di conferire una speranza al nostro mondo, ai nostri figli, ai nostri cari, e di ricomporre
questo mondo frantumato. E dice Thibon, conclude Thibon, non si sfugge a questo Dio, cioè a questo vero Dio non si sfugge. L'uomo che non entra in lui come in un rifugio, attenzione, l'uomo che non entra in lui come in un rifugio, ecco quanto purtroppo va detto. Anche nel mondo della tradizione si corre pesantemente, pesantemente, attenzione a questo avverbio, questo rischio. C'è un rischio di ideologizzare quello che è il rapporto con Dio. E quindi alla fine di scegliere Dio per la tradizione, ma non la tradizione per Dio. Se noi amiamo la tradizione, dobbiamo amare la tradizione in quanto la tradizione è Dio, non il contrario. Ebbene, altrimenti si cade in una prospettiva di ideologizzazione del cattolicesimo, di uno snaturamento della verità cattolica. E allora che cosa ci dice Thibon? Per scegliere questo Dio incarnato del cattolicesimo, per scegliere questo Dio incarnato del cattolicesimo che costituisce l'unica risposta per risanare tutto, per ricomporre tutto, dobbiamo sceglierlo in modo tale da rifugiarci in lui, cioè l'adesione non deve essere un'adesione puramente intellettuale, tra virgolette, e puramente ideologica, ma deve essere un'adesione intima, un'adesione personale. Deve essere un nutrirsi della grazia di Dio, deve essere un conformarsi a Dio, uno sforzarsi di conformarsi a Dio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice San Paolo ai Galati. Quindi, dice Tibò, non si sfugge a questo Dio. L'uomo che non entra in lui come in un rifugio, si spezza contro di lui, come contro un muro. E poi alla fine l'uomo che non entra in Dio come in un rifugio, troverà sempre Dio a giudicarlo. E molte volte il giudizio di Dio si manifesta anche nei fallimenti, della propria vita, nei fallimenti anche storici. Ecco, vediamo questo mondo contemporaneo, il quale va a sbattere continuamente, naufraga continuamente, è costretto a leccarsi le ferite di una disperazione dilagante. Questo perché? Perché non vuole riconoscere la signoria della verità. Non vuole fare in modo che ci sia una centralità e una signoria della verità. E allora questo è il nostro compito. Il nostro compito è quello di testimoniare la bellezza della verità cattolica. Il fatto che la verità cattolica costituisce l'unica e sola speranza per il nostro mondo, per i nostri figli, per i nostri cari, per il nostro futuro. Bene, cari pellegrini, ci diamo appuntamento alla prossima sosta video. Vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.